Buonasera a tutti, aspettiamo qualche attimo che magari qualche amico ci raggiunge. Cominciamo finiamo questa lunga periodo di feste, ci lasciamo alle spalle questo Natale molto molto particolare e la prima considerazione che dobbiamo fare, rispetto alla settimana che verrà è che l'unica certezza che abbiamo è che non ci sono certezze. È una considerazione che va fatta alla luce dei problemi che avranno, che avremo, tutti coloro che devono comunque riaprire un'attività. Non sappiamo che colore siamo, che colore saremo, quello che ci aspetterà nei fine settimana. Non abbiamo nessuna possibilità di programmare. Questo veramente, devo dire, è un paradosso. Alla luce dei sacrifici che abbiamo fatto, alla luce dei comportamenti adottati da parte di tutti quanti noi. Siamo stati molto responsabili, ci siamo chiusi a casa, abbiamo evitato di festeggiare in qualunque modo, eppure ad oggi, in questo preciso momento, noi non sappiamo come sarà la settimana, di che colore sarà e quali restrizioni dovranno subire le nostre aziende e noi stessi. Intanto vi saluto un po' tutti i collegati, Tommaso, Alessandro, Claudia, Massimiliano, Rosa, Gabriele, siete insomma molti stasera. E, alla luce di questo tourbillon di colori, abbiamo preso un'iniziativa come Fratelli d'Italia che è quella legata alla ristorazione, a un'azione collettiva di risarcimento danni. Provo a spiegarvela veramente in un minuto. Perché diciamo sintomatica di quello che è il quadro di riferimento politico. Il CTS il 17 di ottobre non dice a Conte di chiudere i ristoranti, o meglio dice che se i ristoranti adottano delle particolari cautele possono rimanere aperti se tengono i propri clienti distanziati. Se adottano delle idonee azioni di prevenzioni, possono esercitare il loro lavoro e non dice mai il CTS a Conte che quello che si può fare a pranzo non si può fare a cena. Eppure, nonostante questo, Conte chiude i ristoranti la sera, dando uno schiaffo a una intera categoria e di fatto mettendola in ginocchio. Ma c'è di più, il Tribunale di Roma, la sesta sezione, recentemente ha statuito che i DPCM hanno dei gravissimi profili di incostituzionalità. Ma non solo, abbiamo visto che con i ristoranti chiusi i contagi non sono diminuiti. Ma questo era evidente perché lasciare libera la gente di comunque accalcarsi nelle abitazioni, comunque cercare di vivere all'interno delle proprie famiglie il Santo Natale, significava avere meno controlli di quelli che normalmente avvengono in un'attività di ristorazione. Ecco, per tutto questo noi abbiamo deciso di intraprendere un'azione collettiva per tutti i ristoranti, i bar, i pub che lo vorranno. Stanno aderendo centinaia e centinaia di attività in tutta la nostra nazione. L'azione è gratuita perché le spese saranno coperte da Fratelli d'Italia e sarà anche anonima, cioè non è un database, non ci servono appunto l'elenco dei nominativi, la gente rimarrà anonima, ma noi in questo modo porremo l'attenzione di Conte e del governo Conte, i danni che ha subito questa intera categoria e nel contempo poniamo un tema che non è solo per la ristorazione. Quando ripartirà l'economia, noi dobbiamo cambiare i riferimenti, il quadro di riferimenti, pensare di far ripartire le nostre aziende con quel costo del lavoro, con quel costo dell'energia, con i costi che sopportiamo quotidianamente è impensabile. Le nostre aziende falliranno anche se finirà l'emergenza Covid, a condizione che cambi il quadro di riferimento. Mi sembra di aver visto. Emanuele mi chiede come si fa ad aderire. C'è una mail che abbiamo dato per tutti che è SOS Ristoranti SOS Ristorante Fratelli d'Italia gmail.com. Comunque lo trovate sulla mia pagina, la trovate anche sulla pagina di Fratelli d'Italia. Basta scrivere a quella mail e entrare a far parte della nostra azione collettiva di risarcimento danni gratuita per tutti coloro che ne vorranno far parte.
In questi giorni sentite anche dibattere molto, discutere molto del recovery fund. Due parole le dobbiamo dire. Il recovery fund è una opportunità, un'occasione che la nostra nazione ha e che vede la nostra nazione fanalino di coda rispetto a i progetti presentati e al piano presentato. Noi non abbiamo ancora presentato il piano, non lo abbiamo ancora presentato perché è motivo di scontro, perché è motivo di è terra di conquista di quel o di quell'altro partito o gruppi di potere e viene sottratto al luogo naturale. Adesso io veramente vorrei a voi che siete qui, che mi state ascoltando, ma penso veramente banalmente di poterlo chiedere a tutti gli italiani: dove può essere discusso il recovery? Dov'è la sede naturale per decidere quali progetti sì e quali progetti no? Dove dobbiamo porci delle domande in modo che, e rispondere a queste in modo che i cittadini italiani potessero ascoltare quello che dice il proprio politico di riferimento in Parlamento? Eppure non è così. Non è così. Conte, ancora una volta Conte, l'avvocato apparente del popolo, in realtà l'avvocato di se stesso, sottrae questo argomento al Parlamento e noi non abbiamo la possibilità di discutere di questi miliardi di euro che oggi possiamo spendere e che domani dovremmo restituire. E cioè noi non siamo in condizione, nemmeno noi che facciamo i parlamentari, di capire come impegnare quei soldi e come andare a indebitare il futuro dei nostri nipoti. Un fatto veramente vergognoso che però fa da contraltare a una grave crisi politica che sta vivendo la maggioranza, e quindi si tengono il piano del recovery perché col piano del recovery riescono a bloccare un po' degli appetiti che hanno all'interno della maggioranza. Non sono una maggioranza coesa, non hanno nulla in comune, non governano in nessun'altra parte della nazione insieme, ma pur di non andare a casa rimangono attaccati e barricati dentro il palazzo e mediano le loro divisioni attraverso vere e proprie concessioni di potere anche all'interno del recovery. Questo è un fatto decisamente gravissimo, perché noi stiamo parlando di soldi che servono per far ripartire la nostra economia, ma parliamo soprattutto dei debiti dei nostri figli e dei nostri nipoti. Su questo io credo che dovremmo indignarci tutti, perché un bel dibattito parlamentare è di dominio pubblico, perché basta collegarsi al sito del Parlamento, sentire che dice il sottoscritto, per quale progetto è a favore, su quale è contrario, perché dice sì a una strada, perché dice di no a una industria. E questo sarebbe, credo, l'unica forma di vera democrazia per impegnare dei soldi che ci provengono dalla Comunità Europea e permettere in questo modo di avere un po' più di serenità rispetto al debito che si caricano i nostri figli e i nostri nipoti. Eppure il Parlamento è il luogo naturale, ma lo vediamo continuamente esautorato. Sentite parlare continuamente di esperti. Conte ne ha sulla sua libro paga centinaia e centinaia, e continuiamo noi a ecco, Sara mi dice appunto sosseristorante.fratellditalia@gmail.com, grazie. E dicevo, di esperti in molti casi incapaci, perché noi continuiamo adesso ancora ad essere nelle mani di Arcuri. Ricordate l'app Immuni? Doveva tracciare tutti i contagi, serviva per fare prevenzione, saremmo usciti dalla pandemia prima, venivamo tempestati di pubblicità di Immuni in televisione. Ne avete più sentito parlare? Sapete quanto è costata? Sapete chi l'ha pagata? Sapete se qualcuno dice ad Arcuri che è un incapace e che quindi deve lasciare non solo quello ma anche gli altri incarichi avuti? No, perché l'importante è che non si discuta in Parlamento. L'importante è non dare voce alla democrazia in un momento storico in cui due partiti politici, anzi tre, diciamo, continuano a gestire in totale solitudine l'emergenza, ma anche le prospettive della nostra nazione. In questi giorni avete visto anche, permettetemi una piccola parentesi territoriale, la questione del Terminino. Ne abbiamo parlato l'altra volta, una cosa della quale io sono molto 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 contento che stia vedendo la luce. Registriamo un'alzata, una levata di scudi da parte degli ambientalisti, diciamo che da sempre estremi, che da sempre si
diciamo, ostacolano questo progetto. Noi siamo, come al solito, disponibili a ragionare con tutti, siamo disponibili a trovare le soluzioni anche alle altrui sensibilità, ma non pensassero lor signori che se adesso si mettono di nuovo a raccogliere migliaia e migliaia di firme di gente che non sa dove è il Terminillo, non conosce le nostre comunità, non conosce la nostra storia, non conosce il nostro progetto, lo facessero pure, ma certamente non ci lasceremo minimamente intimidire da numeri che non dicono nulla, perché i numeri che contano sono i numeri della nostra comunità, i numeri delle nostre genti, i numeri della nostra montagna. Stiamo vivendo un momento di crisi politica, ogni giorno ci domandiamo se Renzi staccherà la spina o meno, io non credo che lo farà, perché a questi signori c'è una cosa che hanno in comune. Guardate, Renzi e il Movimento 5 Stelle in comune non hanno niente, il Partito Democratico e Conte in comune non hanno niente, nemmeno per storia. Eppure una cosa ce l'hanno in comune: hanno il terrore di rivolgersi al popolo, il terrore del confronto democratico, il terrore di discutere in Parlamento, il terrore di andare ad elezioni anticipate, e quindi è sicuro che non andremo ad elezioni. È sicuro che non ci sarà una grande crisi politica, ma quello che è sicuro è che ci sarà una nuova spartizione di poltrone. Adesso io a tutti i soloni che ogni tanto leggo, che si scagliano contro la destra, contro Fratelli d'Italia, eccetera, ma se fossimo stati noi in questo momento al governo, se questo problema lo avesse posto Fratelli d'Italia, se oggi in questo gravissimo momento ci fosse un confronto per avere un sottosegretario in più, un ministro in più, e questa battaglia la stesse facendo Giorgia Meloni, ma cosa ci sarebbe arrivato addosso? Che cosa ci sarebbe arrivato da un punto di vista proprio degli insulti, visto quello che riceviamo per avere soltanto la colpa di portare avanti le nostre idee? Eppure tutto questo passa sotto silenzio per gli amici del Movimento 5 Stelle. È naturale parlare di poltrone, è naturale cercare di accontentare questo o quello con un ministero o un altro, è naturale sottrarre il Recovery Fund alla discussione politica del Parlamento, perché è bene che ce lo teniamo tra di noi in modo che magari qualcuno si fa qualche bel progetto per se stesso. È tutto naturale in questo paese, in questo momento, di tuttologi politici che però non vanno al cuore del problema. La democrazia è altro. La democrazia è altro. La democrazia è confronto politico parlamentare, la democrazia è confronto con i cittadini, la democrazia è che quando non c'è più una maggioranza si chiede agli elettori di scegliere il nuovo governo. E non vi fate abbindolare dalla barzelletta che non si può votare perché si vota in mezza Europa a primavera, tranne che in Italia, perché ovviamente lor signori sono terrorizzati dall'idea di chiedervi come la pensate su di loro e su quello che hanno fatto fino ad oggi. Oggi sta andando in scena una vera e propria guerra fra bande all'interno del governo, senza alcuna forma di mediazione politica, è l'un contro l'altro armati per avere quanto più possibile fette di potere. Questo fatto è gravissimo, lo ripeto, è in onda una vera e propria guerra fra bande, e a me non interessa se è la banda di Renzi, se è la banda di Zingaretti, se è la banda di Conte o la banda di Casalino. È una guerra tra bande nel momento in cui la nazione ha bisogno di chi invece, con serenità, con democrazia e con capacità di confronto, abbia la forza di indicare la rotta. Un'ultima considerazione sulle vicende americane, perché la violenza va condannata senza se e senza ma. Non ci sono né se e né ma nel condannare quello che è andato in scena negli Stati Uniti. Nessuna forma di violenza, tantomeno all'interno di un confronto politico, può essere accettata, giustificata o in qualche modo comunque sottaciuta. È un fatto grave, non doveva accadere, è accaduto, e a noi spetta, soprattutto a noi che veniamo e che siamo a destra, l'obbligo di condannarlo senza alcuna possibilità di essere fraintesi. Chiuso l'argomento della condanna dei gravi fatti di violenza,
Passiamo però a un commento a tutto quello che ci viene detto in questi giorni, perché in questi giorni chi è di Fratelli d'Italia è colpevole di sovranismo, è colpevole di essere e di far parte di quel movimento europeo e internazionale che vede nelle nazioni un punto di riferimento principale e forse prioritario rispetto ad altro. Ecco, su questo io non ci sto. Non è che se Trump ha commesso degli errori gravissimi, se è stata usata violenza nel nome della sua elezione, del sovranismo, vuol dire che il sovranismo è violenza. Perché è un po' come dire che l'Islam deve essere cancellato perché c'è qualcuno che va in giro ad ammazzare la gente in nome dell'Islam. È un po' come dire che qualunque degenerazione di un'idea giusta deve essere cancellata e nella cancellazione trascini dietro anche l'idea stessa. Non è così, io mi sento un sovranista, per me viene prima la mia nazione, mi piacciono i governi, mi piacciono quelle nazioni che mettono al centro la propria nazione e mi auguro e sogno per me, per mia figlia, per la mia nazione, che arriverà un giorno in cui noi avremo questa capacità di mettere al centro della nostra politica la nostra Italia, il nostro territorio, la nostra identità. Non mi convincerete mai che questo è male, non è il male, amare la propria patria, amare la propria bandiera ed essere convinti che si è prima di tutto italiani, con il massimo rispetto di tutti e di tutti, ma si è principalmente italiani, non mi convincerete mai. Quindi viva l'Italia, viva il nostro territorio e guardiamo avanti alle prossime settimane sapendo che non vivremo momenti semplici. Saremo all'interno delle mille colorazioni, i mille balbettie, le mille spartizioni di potere, ma noi, comunque, sovranisti, patrioti, non molliamo mai. Grazie e buona serata a tutti.